Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo video qui sul mio canale. In realtà non so neanche come cominciare questo video. Lo sto facendo perché voglio salutare un grandissimo giocatore che sta per lasciare la mia squadra del cuore, che è il Napoli, ragazzi. Questo giocatore si chiama Lorenzo Insigne ed è l'attuale capitano del Napoli. E ragazzi, io questa notizia, vabbè, come tutti i tifosi napoletani già la sanno. Lorenzo Insigne sta per lasciare il Napoli per andare in Canada, nel Toronto. Penso che l'ho pronunciato bene. Allora, ragazzi, io tifo Napoli dal 2017. E com'è nata questa passione, questa voglia di tifare in Napoli? Allora, in realtà non lo so neanche io. Una volta, per caso, ho acceso la televisione e ho visto la partita del Napoli. Non mi ricordo bene se Vangelotti, se non sbaglio, mi pare che era Napoli-Atalanta. Non mi ricordo benissimo che partita era. E vedendo quella partita è iniziato questo grande amore, questa passione del Napoli. Allora, ragazzi, Lorenzo Insigne per me è stato il giocatore che mi ha fatto dare emozioni, tantissime emozioni. E mo vedere che l'anno prossimo, nella prossima stagione, che il nostro caro capitano non c'è più, questa cosa mi fa stare molto male. È vero, io non sono uno di quei tifosi sfegatati che fa presto a Napoli, si compra le magliette, i gadget. No, io sono un tifoso normale che guarda le partite, commenta con gli amici e finisce là. Però, come voi sapete, l'ho parlato anche nello scorso video, i miei giocatori preferiti sono Lorenzo Insigne e Mertens. Mo vedete che l'anno prossimo Lorenzo Insigne non c'è, come ho detto prima, mi fa stare male perché sì, è un grandissimo giocatore, ma è anche una grandissima persona. Io penso che la società del Napoli ha fatto un grandissimo sbaglio a non rinnovare il contratto, perché io non ricordo bene quanto prendeva di preciso. Mi pare che prendeva 4-5 milioni di euro, ragazzi, ma non mi ricordo bene. E il presidente del Napoli voleva salire solo 2 milioni di euro, 2 milioni e mezzo di euro ci voleva dare. Lorenzo Insigne ha detto di no, perché ragazzi, uno stipendio che prendeva ha dato poco meno della metà, ha deciso di andarsene. E ma non so come sono andati proprio i fatti realmente, perché non c'ero, ma secondo me è stato un fatto di orgoglio, soprattutto che Lorenzo Insigne gioca nel Napoli, è cresciuto a livello calcistico nel Napoli. È vero che ha giocato anche con altre squadre prima, però la sua vera carriera è iniziata a Napoli. Poi anche napoletano, quindi quando anche il Napoli perde, le volte parliamo chiaramente, gli insulti ci sono dai tifosi. Le volte anche io ho insultato la mia squadra perché quando ha perso delle partite un po' troppo sceme, come quelle con l'Empoli, che abbiamo perso 3-2, stavano vincendo 2-0, poi 3-2 abbiamo perso per una papera che ha fatto Meret, il nostro portiere. E che dire, lui è napoletano, quindi quando perde sta più male degli altri giocatori, sta anche forse più male degli stessi tifosi. E non so neanche come descrivere questa cosa, perché da vicino lo conosco, so solo che lui è un grandissimo giocatore, fa degli gol magnifici secondo me. E mi dispiace molto perché non vederlo l'anno prossimo, perché la verità, io è vero, il Napoli non è solo Lorenzo Insigne oppure Mertens, però ovviamente è tutta un'altra storia vedere un Napoli senza il capitano, parliamoci chiaramente. Io non è che ci capisco molto di calcio, vedo solo le partite e poi finisce là. Però mi fa stare molto male quella cosa, perché non so neanche come descrivere questa cosa che sto provando in questo momento. Sto provando molto, non so, tipo di dolore, dispiacere. Però ragazzi, come ho detto prima, è stato un grandissimo sbaglio e per me l'ha fatto per orgoglio, perché è un grandissimo giocatore. Poi ho sentito che il presidente De Laurentiis ha fatto anche un'intervista dicendo che non si trova bene a Toronto,
sempre ritornare a Napoli, perché Napoli è sempre le braccia aperte per lui. Io diciamo che mi sono anche un po' arrabbiato, infuriato su questa cosa. Ho detto, se tu lo volevi a Napoli, non lo lasciare andare. Sinceramente, lui si è andato per orgoglio, secondo me. Qualcuno ha detto, va bene, c'è sempre Lozano, però Lozano non può mai sostituire il nostro capitano. Il nostro capitano è tutta un'altra storia. Sì che è giocatore, ma è anche napoletano, quindi diciamo che è uno dei pochi giocatori che rispetta la maglietta e ama la maglietta. Ragazzi, io la verità, mancano 2 partite. Io sto, diciamo, non so proprio dove abita precisamente il capitano. Ho sentito parlare che lui abita a Napoli, ovviamente. Si chiama le 13 scese, ma non sto bene come si dice in italiano, ragazzi, scusate un po'. Ho pensato di fare un video dove io non dico che vado sotto casa, ma voglio fare un video, oppure forse anche non lo farò, lo voglio incontrare perché è uno dei miei idoli calcistici, lui e Mertens ovviamente, ragazzi, vorrei, non dico 4 chiacchiere, vorrei fare anche una foto con lui, un ricordo, perché l'anno prossimo non ci sarà più. Lui è cresciuto a Napoli, vive a Napoli, i suoi figli vivono a Napoli. Mo' andare in un paese o un altro, ovviamente, ragazzi. Sembra una cosa. Non so. Quindi io sto male, ragazzi. Sono molto male. Se tu fossi napoletano e vedi in Napoli senza il capitano, non so se amerò il Napoli come prima. Tu vuoi dire sì, ma che c'entra? Il Napoli è la squadra, non è Lorenzo Insigne. Se questo è vero, però Lorenzo Insigne fa la differenza. Perché sì che è napoletano, ma lui ama la sua maglietta, come Mertens, come Koulibaly, ma anche come molti altri, ovviamente, ragazzi. Però questo è, vi volevo dire questa cosa, volevo dire, capitano, se stai guardando questo video, voglio dire che mi dispiace che te ne vai. Almeno una volta nella mia vita ti vorrei incontrare, anche per un selfie, per una foto, anche per 4 chiacchiere. Però spero che spero che questa cosa non accadrà mai, perché non vedremo questo video. YouTube più grandi di me hanno fatto questo video, ti hanno salutato, non hai cagato a loro, figuriamoci che cagherei a me. Va bene, capitano Lorenzo Insigne, spero che starei bene a Toronto, ma anche penso che ti mancherà molto Napoli, perché le cose a Napoli, ragazzi, è un'altra storia. Vabbè, io ho fatto questo video. Spero che vi sia piaciuto. Queste sono quelle parole che ho voluto dire al nostro capitano. Speravo che tu restassi, però secondo me hai fatto la scelta migliore. Eh sì, perché l'hai fatto per orgoglio, perché il presidente, raga, non mi fa dire quello che penso di lui, perché non voglio dire, però è un grandissimo. Meglio che non parlo, perché oppure non so che quale parole uscirebbe da questa bocca. Hai fatto un errore clamoroso. Poi hai fatto quelle difese, come ho detto prima. Lui può tornare, se sempre vuole tornare. Ma che vuole tornare? Prima lo cacci, vabbè, l'hai cacciato. Prima, perché poi sono state voci che lui ha detto o questo o niente. Quindi, raga, ho fatto questo video apposta per salutarlo. Restare sempre nel mio cuore, nel cuore di tanti tifosi napoletani. Spero che ti troverai meglio in America, un altro tipo di calcio, è vero, però va bene. Spero che tu guarderai questo video, spero che voi vedrete questo video, spero che vi sia piaciuto. Questo è quello che pensavo di Lorenzo Insigne. Poi ci vorrei altre 1000 parole, però quest'ora in mente non mi vengono. Ragazzi, noi ci becchiamo al prossimo video. Grazie per la visione.